pulire la telecamera attaccata al tavolo. Non è che sono troppe videocamere, questo è il secondo. Gloria
Padre, il popolo che sotto la guida dei suoi pastori qui si raccoglie per ascoltare la tua parola e per celebrare i misteri della salvezza. Thank you.
la tua potenza del tuo cuore, nel silenzio abbastanza grande del nervo e del primo della vita. Dolceci e accogli il tuo potere, nell'ascolto precedente della tua parola. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive regna con te in unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli. Dal libro del profeta Isaia. In quei giorni il Signore è una barca, chi vive per me si vede il mio regno, da qualcuno dei venire, oppure da l'altro. Barca che ho così, lo direi, il modo di cambiare il Signore. Allora la mia vita dice, lo starà che cantare, non mi va a cambiare il mondo, per promettere la sangue anche il mio. Per cantare il Signore di te, si darà un figlio. E ecco, la mia vita Grazie.
sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Così fu generato Gesù Cristo. Sua madre, Maria, e se ciò come sia stato da sua miseria, prima che andasse sulla propria che si stesse sotto ogni scintata, la rabbia del suo figlio sacro. Giuseppe il suo sposo, poiché era un uomo giusto e non voleva passare alla propria pensò di inviare questo segreto. Mentre però non stava succedendo la sua sposa, gli appare il suo sogno della ragione del Signore e disse: Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria tua sposa. Infatti il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Ella darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù. Egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati. Tutto questo è avvenuto perché si compisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta. Ecco, la Vergine concepirà e darà alla luce un figlio. A lui sarà dato il nome di Emanuele, che significa Dio con noi. Quando si restò nel sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l'angelo del Signore e prese con sé la sua sposa. Parola del Signore.
c'è tanto bisogno di annunciare l'amore di Dio in un momento in cui ci sono tante difficoltà, le sappiamo bene, dalla guerra all'economia, eccetera, eccetera. In un momento in cui c'è anche tanta aggressività tra le persone e ancora anche tanta solitudine, la si registra un po' dappertutto. Ebbene, il popolo di Dio è un popolo che dice: no, noi siamo comunione con il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, che si dilata però su tutte le persone. E noi vogliamo essere una presenza d'amore, una speranza di misericordia, una luce che illumina, come Gesù che illumina il mondo. E allora è bello che noi questa mattina siamo stati convocati in questa assemblea. È bello anche per me sperimentare come pastore la vicinanza di questo popolo, da cui sento anche tanto amore, tanta riverenza nei miei confronti, e vi ringrazio per la vostra partecipazione. Mi avete offerto questa vita che mi obbliga a ricordarvi continuamente di voi, ogni volta che la indosserò. Bene, adesso vi dico qualche cosa a riguardo della scrittura che abbiamo ascoltato, perché qui dentro ci sono due persone che si contrappongono tra loro ed è giusto che ci facciamo qualche riflessione in più. Abbiamo sentito nella prima lettura il re Acaz che prende una bella scusa, diciamo: non voglio disturbare il Signore. Sì, perché il Signore ci disturba, anche noi, perché se gli diciamo di sì, allora ci capovolge la vita. E allora lui non voleva essere capovolto troppo, che voleva starsene in pace e soprattutto compiere i suoi disegni, ha detto: il Signore non chiedo nessun segno. E una persona che non voleva compromettersi nella vita con il Signore e con la sua azione. L'altra parte invece, più illuminante, è quella di Giuseppe. Il testo presenta proprio una presentazione di Giuseppe, una illuminazione di Giuseppe, il sogno. Durante il sogno, Dio gli fa capire che ho un progetto più grande, più ampio. Quello che sta facendo Giuseppe è una cosa bella, prenderà moglie Maria. Maria ha un disegno grande da parte di Dio e lui lo deve proteggere, assecondare e coltivare. Questo uomo che come noi aveva le sue vedute, le sue attese, le sue certezze, è chiamato a dilatare il suo mondo, a dilatare i suoi impegni, a dilatare il suo progetto, a dilatare un po' i suoi sogni. Ecco, Dio nei nostri confronti sogna qualche cosa di bello e di grande, più grande di quello che possiamo compiere noi. A volte i nostri sogni sono parziali, i nostri sogni sono limitati, i nostri sogni sono rinchiusi dentro un nostro progetto. Perché il Signore vuole che ampliamo il nostro cuore dal punto di accogliere il suo, e il suo è sempre un progetto di pace, di forza nuova e di gioia, perché Maria e Giuseppe hanno detto: loro eccomi, noi siamo qui. Il Verbo di Dio si è fatto carne attraverso Maria, fecondata dallo Spirito Santo, e attraverso l'umile accompagnamento della presenza di Giuseppe, perché anche Giuseppe ha fatto la sua parte, l'ha fatta con intelligenza, con sapienza e con tanta umiltà. E questo è anche lo stile che dobbiamo usare noi. E allora ecco, questa parola di Dio ci consoli, ci aiuti ad avere anche noi sogni grandi, perché noi valiamo quanto i nostri sogni. Se sono sogni che vengono da Dio, allora c'è un'esplosione di luce, di forza, di tenerezza e anche di santità. Amen.
sostiene la nostra fede attraverso il simbolo del nostro. Io credo in Dio.
questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gratuito a Dio, Padre onnipotente. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse:
questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, preparato per voi e per tutti, e le missioni dei peccati. Fate questo in memoria di me. Per mezzo del quale tu, o Dio, 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 o
concedimi la pace dei nostri giorni, con l'aiuto della tua misericordia, vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Guardare i nostri peccati.
tanto più cresca il nostro fervore per celebrare veramente il mistero della nascita del tuo Figlio e di vivere nei secoli dei secoli. Amen. Ci possiamo segnare questa. Grazie.
si è impegnato poi per i lavori all'interno, per restauro interno, poi gli architetti Gatti e Piano, a Luigi Carreoni, grazie a Luca Lozzana che è qui rappresentata da qualche membro della ditta, perché per diversi mesi, diversi mesi di lavoro e di impegno per riportare allo splendore la nostra Chiesa. Grazie Alberto Rassetti, grazie a Gaetano Ramilla di Malmi, a Leti Bellagio, a BDM, Ilmas per il progetto di Pugno Tecnico, a Carlo Chiusa, grazie a chi anche ci ha sostenuto a livello burocratico, per cui penso in modo particolare alla Puglia, rappresentata da Andrea Strazzi, responsabile dell'ufficio di Arte Sacra, e dall'architetto che conosciamo bene, Elisabetta Gargola, che ci hanno seguito tutte quelle che sono le pratiche, anche il loro sostegno che sicuro che è importante, quindi grazie di cuore. Ma credo che grazie più grande e doloroso sia alle tante persone, sia del Consiglio Pastorale, che del Consiglio Affari Economici, che insieme abbiamo pensato, voluto e portato avanti questo progetto e tanti altri ce ne sono. Grazie a tante persone, ho l'occasione quest'oggi penso di interpretare il pensiero anche di Don Bruno, Don Vittorio e Don Cipriano, alle tante persone, ma veramente tante volontari che ogni giorno nel silenzio, nell'anonimato spesso, portano avanti e ci aiutano a gestire anche al buon funzionamento della nostra comunità. Sono tanti gli aspetti, c'è sempre tanto bisogno, per cui il nostro vescovo ci diceva che questa riapertura deve essere un nuovo inizio, per cui c'è spazio e lavoro per tutti, chi vuole affiancarsi, chi vuole collaborare, chi vuole sostenere ben accetto, per cui grazie di cuore per quello che ogni giorno fate per la nostra comunità, per le nostre chiese e anche per voi sacerdoti. Grazie ancora. Giunti alla conclusione di questa celebrazione, invito a ricevere la benedizione del Signore, offrirete anche le vostre famiglie, tutti abbiamo bisogno della consolazione del Signore, dell'allungamento di questa Eucaristia, la grazia del Signore sia confortatrice per tutte le situazioni di vita che state attraversando. Signore sia con voi, Signore, benedetto il nome del Signore, ora e sempre, il nostro aiuto è il nome del Signore, che gli ha fatto cielo e terra. Benedica Dio Tutto-Tempo, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Nel nome di Cristo andate in pace. Vediamo grazie a Dio. Ricordo oggi pomeriggio alle 15:50 che trovo a San Giacomo San Martino per la partenza delle fiaccolate con la luce della pace per pregare per la pace e impegnarci a vivere la pace. Poi sul foglietto degli avvisi che trovate all'uscita vi verrà distribuito tutto il programma